Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica italiana che ha votato no a ulteriore invio di armi e no anche ai tagli alla sanità di 13 miliardi imposti dal patto di stabilità. Noi agiamo sempre coerentemente, ci battiamo da anni per il salario minimo legale e ci battiamo da anni perché i lavoratori possano ricevere una paga adeguata e adesso ci batteremo per la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore. È una polemica indegna, richiedere le dimissioni del presidente Mattarella è una cosa non commentabile, talmente grave e talmente sconclusionata. Una campagna elettorale, per quanto si possono alzare i toni e si possa anche agire strumentalmente, non giustifica una richiesta del genere. Il presidente Mattarella ha detto delle cose ovvie, siamo in Europa e semplicemente bisogna andare in Europa a testa alta e non come questo governo che ha accettato la proposta franco-tedesca, addirittura che comporta dei tagli di 13 miliardi l'anno. Si deve stare in Europa e si devono ovviamente difendere anche gli interessi nazionali. Noi abbiamo dimostrato, difendendo gli interessi nazionali, abbiamo difeso anche una svolta in Europa con Next Generation a favore di tutti. Noi non temiamo nessuno, ma non per arroganza o per presunzione, che semplicemente le nostre proposte, la nostra azione politica è coerente da anni. Come dicevo, siamo gli unici in Europa che all'Europarlamento tra le forze italiane hanno votato no all'invio di nuove armi, no al patto di stabilità. Siamo gli unici che non sono coinvolti in inchieste di corruzione, gli unici che non hanno presentato nelle liste impresentabili. Non temiamo nessuno, invitiamo soltanto i cittadini a non considerarci uguali a tutti gli altri. C'è la possibilità ovviamente di giocare, di competere per un'affermazione anche in questi comuni, sarebbe importante, perché quando il Movimento 5 Stelle va e si assume responsabilità di governare una città, una regione, è garanzia innanzitutto di trasparenza per i cittadini, garanzia di rispettare la legalità, di contrastare qualsiasi forma di malaffare, garanzia che comunque tutte le iniziative saranno a vantaggio dei cittadini. Poi ovviamente molte questioni sono anche complesse, non c'è la bacchetta magica, ma già la garanzia di lavorare nell'interesse dei cittadini e non, come stiamo vedendo, per qualche corruttore, qualche malversatore, per infiltrazioni mafiose, malavitose, a garanzia di qualche amico imprenditore, ecco, già questa è una grande garanzia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.